Ciao amici di casa Gianbetta Fla, oggi andremo a vedere come riparare questa crepa. Allora, se abbiamo la fortuna di avere degli attrezzi e un trapano multiuso piccolo, in questo caso un mini trapano, possiamo andare a effettuare uno scavo sopra la crepa in maniera tale che una volta che andiamo a sostituire quello che manca nel legno con una colla o con il prodotto che decidiamo di utilizzare possa penetrare bene. Andiamo in questo caso, come potete vedere, col trapano a fare dei buchi orizzontali in modo da creare, una volta che la colla che inseriremo si compatterà, una specie di ragnatela che nello stesso tempo renderà il nostro gembe solido ma anche manterrà le vibrazioni e l'elasticità del legno. Se avete qualche domanda o avete qualche lavoro specifico da fare, potete contattarci nei link qui sotto. Le cose da tenere ben presenti sono nel stare molto attenti che la colla entri bene nei buchi che abbiamo fatto in precedenza e nel contesto, quando la mettiamo, dobbiamo stare attenti a andare a posare la colla in rimanenza sopra la crepa che abbiamo aggiustato in maniera tale da dargli la possibilità di assorbire più colla possibile. La nostra colla ci ha messo solo 10 minuti circa ad asciugare, abbiamo controllato fosse veramente asciutta e poi con una lametta molto affilata di un taglierino abbiamo rimosso la parte superflua. Cerchiamo di raggiungere tutta la superficie in maniera tale da portarla più liscia possibile, prima col taglierino, dopodiché abbiamo agito con una carta vetrata da 80. Abbiamo aumentato la velocità del video per non farvi perdere troppo tempo e poter fare il lavoro sul vostro tamburo. Una volta passato tutto quello che ci serve, possiamo procedere con qualche altra carta vetrata un po' più fine. Ecco a voi, una volta finito il lavoro, abbiamo passato la nostra riparazione con un pochino di burro di karité per renderla un po' più lucida e questo è il risultato liscio finale. Grazie a tutti, spero tutto ciò vi aiuti.